pasta buona questa qui, mamma mia. Oggi vado a fare la ricetta dal titolo più simpatico di quelle che ho fatto in tutte le ricette che ho fatto in tutta la mia vita. La pasta a picchi pacchio, è un nome simpaticissimo. La verità è che oltre ad essere simpatico il nome è anche buonissima la pasta. Cominciamo a farla, tra l'altro la faccio con qualche piccola variazione, ma fa parte di quelle ricette che le variazioni sono all'ordine del giorno, se ne fanno 3000. Cominciamo, acqua che sta bollendo, pomodori, si fa un'incisione sopra a X perché dobbiamo spellarli. Ma io comincio a tuffarli subito così, via via, le tolgo. Ci devono stare poco, 30 secondi, poco di più. Bella incisione e via. Si scolano e si mettono direttamente nell'acqua ghiacciata, così è più facile spellarli. Allora, la cosa è veramente semplice, è come sfogliare un fiore. Si prende la punta e si tira verso il centro, vedete? Guardate, è veramente di una semplicità estrema. E questa cosa qui la ripetiamo per tutti i pomodori. Una volta che abbiamo spellato i pomodori, andiamo a togliere l'acqua di vegetazione e i semi. Queste falde di pomodoro si fanno in pezzi non troppo piccoli ma neanche troppo grandi, potete fare tranquillamente in 4. L'aglio, se volete, lo mettete intero e poi lo togliete, o altrimenti lo affettate come faccio io. Metto un generoso giro d'olio in una padella, accendo il fuoco. Metto l'aglio e faccio scaldare un pochino, così si insaporisce bene l'olio. Ci aggiungo anche un paio di foglie di basilico, ma anche qualcosina di più, così si insaporisce bene l'olio. Quando l'aglio e il basilico cominciano a sfrigolare, si aggiunge il pomodoro. Do una leggera salatina e faccio cucinare velocemente. Nel frattempo vado a preparare le melanzane. Questa, diciamo che è un'aggiunta alla picchi pacchio che conosco, quella più tradizionale, è una pasta col pomodoro fresco e poco più. Con l'aggiunta delle melanzane fritte diventa fantastica, e le facciamo a cubettini. Temperatura dell'olio a 170 gradi, quindi va bene. Sfrigola bene e ci vado a mettere le melanzane facendo attenzione. Un mio consiglio, lasciatelo integro, se lo fate cucinare troppo si spappola. Quando è arrivato così a questa densità, diciamo, no, che è ancora compatto, non densità, è ancora compatto, spengete il fuoco. Le melanzane sono pronte e le scolo. Tolgo l'olio, metto l'acqua e si va a cuocere la pasta. Sale e pasta. E come formato ho usato delle penne, ma voi scegliete il formato che vi piace di più. Ora aspettiamo che sia pronta. Prendo la pasta e la metto insieme ai pomodori. E andiamo a impiattare. La pasta picchi pacchio è questa, è finita. Tutto il resto sono aggiunte che metto io, ma non solo io, ho visto che anche qualcun altro lo fa. Allora, intanto vado a salare le melanzane, che non l'ho salate. Oh, ne hanno cascate un paio. E giusto per dare un altro tocco, così, ricotta salata, praticamente sto facendo una norma alleggerita.
quindi picchi pacchio normata. Vuoi sapere com'è? Ve lo dico subito, subito, immediatamente. Qui c'è tutto, pomodoro, pasta, melanzane. Che pasta buona questa qui, mamma mia. No, che sia picchipacchio, che sia una norma alleggerita, qualunque nome volete dargli a questa pasta è straordinaria. Davvero vi consiglio di farla, buonissima.